arriviamo al Giro d'Italia, che comunque sappiamo che abbiamo lavorato bene, ma non abbiamo il metro di quello della condizione, diciamo così, ecco. Hai dimostrato tanto coraggio, Vincenzo, anche in questa parte della tua vita, anche con quello che è successo, e credo che vederti qui oggi sia già una prima vittoria. Non era proprio così sicuro portandosi dietro. Certamente, questo sicuramente è un primo passaggio, una prima vittoria, però mi sento di dire che è chiaro, non sono il singolo a magari a provare qualcosa di del genere, no? Siamo un po' tutti gli atleti, hanno diciamo una mentalità, un approccio diverso, un po' da combattente, comunque di provarci. Poi questo sicuramente nella nostra indole, ed è stato giusto comunque essere qui perché abbiamo lavorato per questo tipo di obiettivo, e neanche fare lo sforzo di provarci non penso che mi sembrava un po' il caso, un po' per se stessi, un po' per gli sponsor, un po' anche per il Giro d'Italia, che comunque per me ha dato tantissimo, ed è una corsa che comunque va sempre onorata al massimo dal primo giorno fino all'ultimo. Te l'hai sempre? Quello sempre. Ti vedo tranquillo, sereno, come se fossi tornato a casa. Questa è la sensazione che mi dai oggi. Ah sì, un po', sai, sono anche, come dire, tra virgolette, senza pressione, e vediamo, abbiamo sicuramente una squadra preparata, e poi, come dicevo, bisogna un po' vivere giorno per giorno, e vediamo. Ma non è che col carattere che hai tu questa cosa che è successa ti dà ancora più carico? Non lo so. Vediamo un po', come ho detto, sai, tutto dipende un po' come l'evoluzione giorno dopo giorno. È chiaro, come ho detto, siamo arrivati a 3 settimane, e entrando nella quarta e andando avanti, comunque le cose piano piano dovrebbero migliorare, quindi vediamo. Senti, ma dolorini a parte, ti stai sentendo un po' meglio ogni giorno che passa? È un bene che mi sento un po' meglio ogni giorno che passa, perché vuol dire che tutto guarisce. Come ho detto, lunedì ho fatto la visita di controllo, ho rimosso anche i punti di sutura, e dai dottori è arrivato l'ok, perché arriva sempre da loro l'ok, se no stai a casa, e da quel punto lì poi abbiamo detto di sì, ecco. C'è un desiderio sotto le ruote di questo tuo 10° Giro d'Italia? Ma sai, il desiderio come sempre è quello di riuscire ad alzare le mani, quindi ci proviamo. Bocca al lupo, Vincenzo. Grazie. Ciao.